Buonasera amici, sono Antonio del Ciaurino. Velocissimamente, stasera voglio parlare di quello che è il film che vi andrò a presentare sul canale streaming.tips, ovvero Libero Grassi. Perché è importante questo film, è importante questo personaggio? Innanzitutto chi è Libero Grassi, velocissimamente, è un uomo che è stato ucciso dalla mafia, un imprenditore. Ma la mafia ha ucciso migliaia di persone, abbiamo avuto guerre di mafia, personaggi eccellenti. Come mai una persona della vita così civile assurge, no? Ha un'importanza? Ebbene, allora io ve lo spiego e ognuno di voi poi di conseguenza, tra virgolette, potrà valutare quello che ho capito io quando si sarà fatto la propria idea, anche, ripeto, col film che presento a seguito questa sera. È proprio un film presente su YouTube che tratta la storia di Libero Grassi, quest'uomo che aveva un'azienda a Florida, a Palermo, ed era nel rione in cui governava la famiglia Buscetta. Paradossalmente non gli hanno mai chiesto il pizzo a quest'uomo. Lui aveva il suo laboratorio di fianco alla vetreria di uno dei cugini di Buscetta, Tommaso Buscetta, un grande uomo importante di Cosa Nostra. Ebbene, successivamente questa azienda di Libero Grassi si andrò ampliando, era un bravo imprenditore, gli operai felici, bla bla bla, in un contesto, chiaramente il meridione e la Sicilia, dove non è facile già trovarlo un lavoro. Ebbene, accade che spostandosi di rione lui non se ne accorge, non lo sa, ma passa nella competenza mafiosa di un'altra famiglia, quindi non più di quella dei Buscetta. Allorché, mentre i Buscetta a modo loro venivano, ecco, si suol dire da una vecchia origine mafiosa, una vecchia cultura, che a momenti il vicino lo rispetti e non gli chiede il pizzo, ma forse due finestre più in là sì. Ebbene, nel nuovo rione si trovò Libero Grassi a confrontarsi con la realtà mafiosa per la prima volta nella sua città Palermo, perché gli andarono a chiedere il pizzo. Ma badate bene, qui nasce il concetto per cui a 2 minuti arriviamo al nocciolo. Libero Grassi è importante, a differenza, tra virgolette, anche di altri. Perché Libero Grassi non fu ucciso perché non voleva pagare il pizzo. Badate bene, anche se a lui formularono una richiesta di un quantitativo di denaro. Ma questa richiesta di quantitativo di denaro gli fu formulata negli anni in cui fu ucciso, poco prima che delle stragi mafiose del 92-93, gli fu formulata per fargli avere accesso a dei canali creditizi, di cui già anche in passato aveva avuto modo di fruire, che in quel momento lui si trovava ostacolati e chiusi. Perché? Perché si era schierato contro il clan nella location dove aveva la sua azienda e questo clan era riuscito a modo suo a mettersi, o meglio, a fargli mettere contro le stesse istituzioni, pensate un po', e le stesse banche, le stesse aziende che fino a pochi mesi prima, quando si trovava nel rione di Buscetta, gli avevano sempre fatto credito. Quindi, in buona sostanza, Libero Grassi non è solo un uomo che non si è piegato alla mafia, ma Libero Grassi è un uomo che non si è piegato a un sistema, un po' come Falcone e Borsellino. A Falcone fu proposto di diventare capo dei capi del mondo, ma lui disse no, io voglio essere un magistrato che fa il suo dovere. Boom! A Borsellino gli proposero di diventare presidente della Repubblica, ma lui disse no, io devo lavorare per portare la giustizia e onorare il mio compagno e camerata, diremmo anche di battaglia, perché più che giudici Falcone e Borsellino erano dei combattenti. Ebbene, boom, anche lui. Pochi mesi prima, questo signore Libero Grassi, quindi in un'epoca in cui nasceva una cultura antimafia in Italia, 90, 91, 92, era un anno in cui si parlava di mafia, oggi la mafia governa lo Stato, quindi non se ne parla più. Ma torniamo a noi. Libero Grassi dice: no, io non ci sto a entrare a far parte di questo sistema di corruzione, che per lui sarebbe valso a dire pagare una tangente di 5.000 euro, per poter poi vedersi approvare canali di finanziamenti di centinaia di migliaia di euro. Quindi capite il contesto in cui Libero Grassi è ucciso. È uno dei contesti in cui tutti quanti dicono vorrei l'occasione per rubare. Libero Grassi l'occasione gliel'hanno servita su un vassoio d'argento, tra virgolette, potremmo dire. Eppure lui ha detto no, io voglio fare le cose per bene.
ed è morto, ucciso dalla mafia, ecco perché è un eroe. Buon proseguimento e buona visione del film.